Musei Vaticani in occasione dell'inaugurazione della mostra Winckelmann, Capolavori diffusi nei Musei Vaticani. Si tratta di un percorso tematico che attraverso 50 opere selezionate consentirà al grande pubblico che ogni giorno viene a visitare le collezioni pontificie di incontrare la poliedrica e poderosa figura di Winckelmann, ancora oggi considerato il padre dell'archeologia e il fondatore della storia dell'arte. Attraverso statue egizie e vasi prodotti nell'antica Italia greca, sculture classiche e pitture, si potrà così comprendere quanto l'arte custodita in Vaticano abbia segnato il percorso ideale del grande studioso nei suoi anni di soggiorno romano e quanto a loro volta i musei debbano al suo impianto teorico e ai suoi studi. Lo stesso Braccio Nuovo che questa sera ci ospita deve in fondo proprio a Winckelmann la sua identità estetica e la sua raffinata perfezione, a conferma che i musei del Papa non potevano sottrarsi ad offrire in questo anno anniversario il proprio contributo alle celebrazioni a lui ovunque dedicate. Mi congratulo perciò con la direzione dei musei per aver pensato e reso possibile questa iniziativa, che mi auguro possa saper trasmettere a tutti la memoria e al tempo stesso la concreta eredità di un così illustre personaggio. A quanti hanno contribuito al felice risultato che questa sera inauguriamo, così come a voi che siete qui convenuti, giunge il mio saluto assieme al mio sincero grazie.